Ciao a tutti e a tutte, eccoci alla rubrica E dopo la maturità, quale futuro? Oggi intervistiamo Alessandro Zappalà, che si è diplomato al liceo Maiorana San Giovanni La Punta di Catania, percorso economico-sociale. Alessandro è uno dei partecipanti all'iniziativa della tecnica della scuola 100 alla maturità. Ciao Alessandro, benvenuto. Buongiorno, grazie per la possibilità che mi state dando. Allora Alessandro, iniziamo subito la nostra chiacchierata. Qual è la primissima cosa che farai dopo il diploma? Hai in programma un viaggio o dei progetti con i tuoi amici? Sì, con alcuni miei compagni di classe ad agosto farò un viaggio, lo farò alle Isole Eolie, così da poter assaporare quella che è la normalità che da qualche mese ci è stata sottratta a tutti, soprattutto a noi ragazzi dopo il periodo di didattica a distanza, e proprio per far sì che questa estate rimanga impressa nelle menti di ognuno di noi come proprio se fosse la più bella della nostra vita. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Continuerai gli studi o inizierai a trovare un lavoro? Sì, io diciamo che grazie ad alcune esperienze a me proposte dalla scuola a cui facevo parte è cresciuta la voglia di diventare un giorno proprio parte attiva della società. Una società però basata sul valore della giustizia e sulla funzione riparativa del carcere. Proprio per questo intendo proseguire sin da subito gli studi in ambito universitario, iscrivendomi all'Università di Giurisprudenza, proprio per diventare un giorno un magistrato nell'ambito minorile e difendere quelli che sono i diritti negati delle ragazze e dei ragazzi, diciamo troppo presto, a causa proprio delle varie organizzazioni mafiose, fondazioni mafiose. Proprio per questo tendo a consigliare la visione di un film, nonché liberi di scegliere, proprio per capire al meglio quella che è la mia visione nell'ambito giudiziario e legislativo. Passiamo adesso a due domande di attualità. In questi anni scolastici hai mai avuto esperienze di cyberbullismo direttamente o indirettamente? Fortunatamente non ho avuto esperienze di cyberbullismo né direttamente né indirettamente, non ne sono mai venuto a conoscenza grazie soprattutto al supporto dato dall'insegnante e da ognuno di noi ragazzi. Nonostante questo però credo che il cyberbullismo sia un fenomeno ancora più grave di quello che è il bullismo, proprio perché il cyberbullismo ha, a differenza del bullismo, un pubblico enorme, può essere praticato diciamo da persone anonime tramite internet e soprattutto in piena libertà, avviene proprio tramite le chat, tramite un account falso in cui è difficile rintracciare il vero e proprio bullo. Infatti questo fenomeno è in grande espansione e tutti noi un giorno potremmo essere presi di mira e comunque essere oggetto di cyberbullismo. Possiamo notare come anche diciamo vari personaggi famosi lo siano stati attraverso la pubblicazione di qualche foto rubato, di qualche confidenza in più. Hai mai sentito parlare del DDL Zan? E sì, soprattutto pensi che sia necessaria a scuola una giornata dedicata a combattere contro l'omofobia? Allora, innanzitutto ho sentito molto parlare del DDL Zan e credo che l'Italia abbia bisogno del DDL Zan, poiché proprio l'Italia è uno dei paesi con il più alto tasso di discriminazione di genere. Basti pensare comunque che il 73% delle persone omosessuali o transgender è stata almeno una volta vittima di violenza verbale o di fisica. E credo che comunque nelle scuole vi sia bisogno di maggior sensibilizzazione sull'argomento stesso, ed è assurdo pensare che questo possa causare una diciamo limitazione alla libertà di espressione, poiché è proprio assurdo pensare che in uno stato democratico come quello italiano la libertà di espressione possa scaturire in oggetto di diciamo di discriminazione, di criminalità o di odio nei confronti degli individui. Quindi sono anche molto d'accordo nell'approvazione, nella calendarizzazione del DDL Zan, nonostante vi sia la presenza di alcuni diritti all'interno della Costituzione che ad oggi purtroppo dagli italiani
non sono mai del tutto rispettati. Infatti, per concludere, noi non dovremmo mai comunque avere bisogno di leggi come il DDL Zan, a prescindere, grazie alla sudata e combattuta ma ottenuta Costituzione, dovremmo vivere in uno Stato proprio in cui i diritti fondamentali dell'uomo non diventino mai fonte di criminalità e di odio. Pensiamo ad esempio in Spagna stesso, nonostante vi sia comunque la presenza dell'articolo 14 della Costituzione in cui vi è la parità di genere, è stata approvata qualche anno addietro una nuova legge per far sì che non vi siano più discriminazioni nell'ambito dell'orientamento sessuale o della differenza di genere. Ok, e invece volevo chiederti, tu hai amici o parenti che hanno subito delle minacce omofobe o degli atteggiamenti proprio omofobi? No, non ho avuto comunque amici che hanno subito questi atteggiamenti omofobi, ma spesso, diciamo, ho sentito parlare, non direttamente dei miei amici, ma dei conoscenti, altre persone, in maniera abbastanza brutta, delle persone che comunque decidono di amare una persona dello stesso sesso, alle volte per, diciamo, per negligenza è stata usata proprio la parola che ad oggi dalla Cassazione è stata vietata, ovvero la parola frocio, seppur sia stato fatto con, diciamo, un intento non di insulto, comunque dietro a quella parola vi è un peso e non sappiamo che cosa può causare alla persona comunque che è vittima di tale scherno. Cosa ti senti di dire tu ai tuoi coetanei in questo particolare momento storico? In questo particolare momento storico io mi sento di dire ai miei coetanei che dobbiamo incominciare a concepire la realtà come, diciamo, un insieme di persone in cui tutti siamo fratelli, proprio come dice Papa Francesco nella sua lettera enciclica, fratelli tutti. Dobbiamo vivere proprio in una società in cui vi sono dei valori fondamentali come la fratellanza e l'amicizia sociale nei confronti di tutti, proprio per far sì che non si ripetano gli orrori, ad esempio, della Seconda Guerra Mondiale, in cui vi erano delle varie discriminazioni razziali, e per far sì che comunque si vive in un mondo in cui vi sia progresso, vi sia comunque accettazione di quelle che sono le diversità, perché sappiamo che nonostante ognuno deve essere trattato in modo uguale, ciò non significa che uguaglianza debba essere per forza essere tutti uguali, ma rispettare le diversità altrui, farlo in modo concreto, non soltanto a parole ma attraverso i fatti. Proprio per questo credo che sia necessaria una maggiore sensibilizzazione a partire dalla scuola e nelle varie diverse famiglie. Grazie mille ad Alessandro per la tua disponibilità, in bocca al lupo per il futuro. Noi ritorniamo con altri appuntamenti con i ragazzi e le ragazze di 100 alla maturità.